Pronto? Buongiorno, chi è il signor? Sì, chi è? Buongiorno, sono Gianni, ho avuto il vostro numero da un amico, mi ha detto che voi vi occupate di trasporti per Pompei. Volevo sapere solamente sulla zona oppure vi spostate pure, perché io terrei un'urgenza di una famiglia di turisti inglesi che arrivano dall'aeroporto. Allora voglio capire se li devo prima far arrivare a Pompei oppure si... Insomma... No, possiamo pure andare a prendere all'aeroporto. Ho capito. Allora ditemi un pochettino, perché io mi organizzo un attimo, che io sto qua a muovere nudo. Aspetta, Ciro, quando arrivi? Dopo domani mattina, voi come siete messi? Sì, tutto a posto. Mandatemi il numero del volo, il nome dei clienti. Azz, ma è stato organizzato proprio bello, però. Vedete voi, che facciamo per dei motivi. Bello, ma io, a me mi piacciono le persone intraprendenti, mi da credere. Ma che si faccio? Io vi dico la verità, io ci faccio un maiale per tanti anni, no? 25 anni che facciamo così. Allora, sì, da alto livello, ci capito? Allora, signor Angela, mi piace... Mandatemi tutto... Ma mi ha detto che voi avete unito WhatsApp. Sì, tu, ma allora, tengo WhatsApp. Ascoltatemi un attimo, io vi passo un attimino il collaboratore mio Ciro, giusto perché vuole essere sicuro che ci siamo capiti, perché io mo managgei. No, ma preoccupate, ci siamo capiti. Dopodiché vi faccio mandare via WhatsApp il numero del volo, il nome della famiglia, tutte cose, ok? Non vi muovete, passa un attimo, grazie della vostra disponibilità, va bene? Non vi preoccupate, okay, aspettate, lo passo. Ciro, parlaci un attimo. Pronto, signor Angelo, buongiorno. È un piacere parlare con voi. Il collega mi diceva che siete una bella persona precisa. Qui state a Pompei, io amo tanto Pompei, sono chiuso pure a Pompei a per tutto l'anno ci vago. Tutto l'anno, so bevo, a Maronna c'è da benedicere. C'è da benedicere tutto quanto, soprattutto perché sto stato malamente, no? Non ci permette di fare niente. Si mangia solo tasse e tutte queste cose così, hai capito? Comunque, senti signor Angelo, io vi spiego un attimino. Praticamente c'è sta Bubleo, sapete? Michael, ma chi è uno? Un cantante. Allora, sì. Ma praticamente è venuto con tutta la famiglia. Che cosa ha detto? Ha detto, se si fa vedere, si piglia la limousine, si piglia la macchina a noleggio e cosa, riconoscono, rompono i sasicci. Allora, ti va che trovano una cosa modesta, una persona che non me ne ha proprio accorto che sono venuto a Pompei. E giustamente questo amico mi ha dato, Gianni mi ha dato il numero vostro e ci ha detto, insomma, chi è Gianni? E non lo, Gianni è uno che collabora con noi, ha detto guarda, chi è una grande, una persona per bene, lui si casa proprio a lei, perché chi è una persona seria come noi, è da Torre Annunziata, e chi sono d'origine da Torre Annunziata. Sì. E allora ha detto, ti può fidare una persona, voi tenete lo scudo, giusto? Sì, è okay. Un scudo abbastanza nuovo. Perfetto. Anzi, nuovo, ma. Vabbè, ma figura, l'aria condizionata c'è stata, l'unica cosa. Oh, e non teniamo, cioè, abbiamo fermato. Che l'aria condizionata. Bravo, che quella di una moglie, un bublé, l'aria, la moglie che soffre a sé. No, non vi preoccupate, vi facciamo congelare. Allora, ascoltatemi bene, come congelare, no, basta che... O pizzichi l'inglese o parlate, si chiede se trovano qualcosa. Guarda, mi sembra stato offendendo. No, tutti, voi mi dovete perdonare, ma io che ne so, chi è un cliente importante, chi lo pava buono. Allora giustamente deve essere sicuro, avete capito? Ho potuto portare un pochettino dovunque, a briscava. Quello che avevo fatto, quello che avevo fatto, l'ho portato. Allora, ma vi spiego un attimo una cosa. Posso parlare come se fosse un fratello vostro, per far capire proprio l'esigenza. Andiamo a parlare chiaro, che noi ci abbiamo capito subito, ok? Sì. Allora, avete presente un camping Spartacus, che là che sta a Pompei? È quello che sta vicino alla casa mia. Ah, perfetto. Allora, ma vi spiego, praticamente, quello con tutti gli alberghi a 5 stelle, Michael Bublé, sta lì se la moglie era. Con tutti gli alberghi che si poteva permettere, chi praticamente si è pigliato un bungalow in due camping Spartacus. Ma la parola si è degradata troppo a stare. No, non è che... Chi le pare che si mettono i porchi là dentro, perché li lo so, però sapete che il problema è che chi light, questi artisti molto importanti, praticamente sanno camuffare, non a favore, che giustamente quando uno si mette tra in due Spartacus e dice, oh, ma chi l'assomiglia a Michael Bublé? Ma mai pensato veramente a Michael Bublé? Io perciò giustamente faceva uno che tiene una macchina in merda come ha tenuto lui, avete capito? Vabbè, ma non state dicendo una macchina in merda, mi state offendendo. Non vi offendete, dicevano, sai che si poteva permettere la limousine, cose. Si poteva permettere persone di cultura, perciò posto mannando un cafone come a voi, avete capito? Sono cose che sanno capire, poi come ne fottono, tanto chi le basta che caccia i soldi, no? Avete capito?
Ma voi eventualmente sapete pure leggere e scrivere, se chi l'ha bisogno? No, io non so leggere né scrivere. Questo può essere un problema. E se bello e buono chi se volesse formare, se volesse fare una canzone, un tonimo, per esempio, non posso fare i karaoke. No, poi faccio cantare io, faccio cantare. Ora ho un microfono. E che microfono urato, facetemi sentire. È un maestro. Tenete un microfono personale. Oh. Ah, boh, ma chi lo però fa canzoni importanti, non c'ho un microfono piccirino. Un microfono Michele Internazionale. Mi state piacendo, ma voi sapete che canzoni. Aspettate un attimo, aspettate, tengo un coppa che la talina, ma passa un attimo, fumuito. Ha 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 ha!